Siete nuovamente collegati con il palacavallo dell'Horse Country Resort di Arborea. Abbiamo visto il successo di Mohamed Ali Ndiaye per KO al secondo round. Ci ha ricordato un grande picchiatore soprannominato Monzon Fisio Galici, che questo ragazzo ha colpito con precisione l'avversario. Quindi un intervento, questo dell'arbitro, corretto di fronte ad un avversario che era altrimenti in grande difficoltà. Il confronto di Ndiaye era in difficoltà e si vedeva. Se non l'arbitro non sospendeva in quel momento, avrebbe preso altri pugni inutilmente, senza nessuna opportunità di combattere contro il suo avversario. Abbiamo qui ora sul parterre Kirilas Psonko, lituano, avversario del nostro Domenico Vulcano Spada. Parliamo naturalmente dei pesi medi. Kirilas Psonko ha 5 successi, 12 sconfitte e un pareggio, 4 successi prima del limite. Anche lui, anche per lui vale l'identico ragionamento fatto per Lotas. Grande esperienza, non sono grandissimi protagonisti del pugilato, però hanno grande mestiere e soltanto se trovano un avversario deciso lo mettono in difficoltà. Sì, questo sì. Purtroppo sì, ci sono anche questi pugili che sono un po' mestieranti del quadrato e quindi devi accettare tutto quello che ti danno. Ora verifichiamo se accanto a noi c'è anche il tuo microfono naturalmente aperto. Andrea Sarrizzo, ex campione del mondo, campione europeo e prossimo a tentare di conquistare il titolo mondiale dei pesi Mosca IBF nel prossimo settembre. Ecco, contro un sudafricano, Moruti Babyface Talaeni, è forte. Per niente, perché non si sente. Ti sei riscaldato con la voce, quindi nessun problema. Ora presentiamo invece l'avversario, anzi in questo caso il nostro pugile Domenico Vulcano Spada. 32 vittorie, 4 sole sconfitte, 16 successi prima del limite, ex sfidante per il titolo mondiale europeo. È uno bravo, sì, un altro determinato. Un altro ragazzo bravissimo. Tu l'hai visto combattere tante altre volte nella stessa riunione? A Domenico, abbastanza. Lo conosci molto bene. Ecco, poco prima dell'inizio del match volevo ricordare che tu hai lasciato il titolo di campione europeo di pesi Mosca per combattere il prossimo settembre per il titolo mondiale IBF. I dati, i particolari, li daremo fra un po'. Seguiamo il primo round quindi tra Domenico Spada e Kirilas Psonko. Anche qui sei riprese. Rispetto a Ndiaye, Spada è sempre deciso immediatamente. Sì, sembra più movimentato, forse l'avversario è più per fare il match, a differenza dell'altro che è stato sempre in difensivo. Non ha aiutato in qualche modo Ndiaye, però Ndiaye per evitare di fare brutta figura ci ha pensato lui. Meno male, ha svolto il suo compito il prima possibile. D'altronde lui da pugile superiore ha fatto il suo combattimento. Dobbiamo dimenticare, voi lo sapete benissimo meglio di me, non si può sempre combattere al meglio e sempre con avversari pericolosi. C'è il sacrosanto diritto ogni tanto l'avversario. E poi anche e qui riesce a toccare Spada e Psonko in qualche modo accusa anche
Comunque sì, ritorniamo al discorso di prima, mai dare nulla per scontato, perché può, anche se ti fa fare brutta figura l'avversario più stupido, è sempre meglio esagerare. E qui mai lo tocca bene con il sinistro al volto, ancora due mani, riesce a entrare comunque nelle mani. Io prospetto anche qui un knockout, vedendo la situazione. Sì, lo prospetto anch'io. Ecco, io volevo dire una cosa, che c'è il sacrosanto diritto anche di affrontare avversari meno difficili, perché non si possono, come i pugni da soli fanno male, tra un match importante e l'altro bisogna anche monetizzare poi, visto qualcosa, che è già difficile monetizzare. Bisogna andare per grado più che altro. Eh? Bisogna andare per grado. Esatto. Piano piano. Allora, seguiamolo un attimino, Spada, via. Abbastanza determinato Domenico, e i colpi vanno anche veloci, scattanti. Beh, d'altronde, avendo caratteristiche diverse, non è lunghissimo rispetto all'avversario, è uno che predilige la corta distanza, quindi deve accorciare, quindi deve andare sotto l'avversario, quindi portare più colpi. Sì, sì, questo sì, però io non vedo il suo avversario una persona arrendevole comunque. Se vedi come sì, qui ha replicato bene, sì, qui ha replicato bene. Qui c'è stato un buon incrocio. Però nel momento in cui attacca e porta i colpi in serie la Spada, lui subisce. L'avversario gli prende. Subisce. Mentre invece dovrebbe assumere lui l'iniziativa. Allora il match potrebbe cambiare. Quindi se Sonko va lui ad attaccare, forse fa qualcosa di più, però rischierebbe. In questo sì. Intanto ringraziamo, si conclude il primo round, ringraziamo e salutiamo Efisio Galici. Il primo round favorevole a fare. Naturalmente. Allora, grazie, ci sarà. Ecco, sì, ascoltiamo un attimino all'angolo, vai, sentiamo Spada. Sta chiuso come l'ostriga. Che passa sopra. Quando sei andato sul fianco, doppio due volte al fianco, lì abbassa la mano, se no trovi ancora la mano sopra. Ahimè, due volte il fianco. Non sento molto bene il maestro cosa gli dice, ma rivediamolo noi. E questi sono i momenti migliori, perché accorcia la distanza nonostante. Sì, ecco, nonostante l'avversario indietreggi. E questo è fondamentale. Cercherei di evitare forse il lanciarmi addosso, cercherei di accorciare diversamente, secondo me. Penso però, che il maestro l'abbia consigliato, sì, in questo. Però non deve lasciare l'iniziativa all'avversario. No, mai, perché è molto più, ha un allungo superiore, quindi è sempre meglio accorciare in questo caso. Ma anche perché se tu dai l'iniziativa al tuo avversario, cioè rischi sempre di. Beh, diventa più sicuro. Porti appunto colpi, per quello lì. Invece devi prendere sempre l'iniziativa tu. Infatti è come quando combattevo io avevo iniziato, entravo dentro, non mi interessava se arrivavano i colpi. Ma però poi erano colpi diversi, qui bravissimo, c'è anche i fianchi, anche se il sinistro poi forse era al di sotto della cintura. Certo, però tu avevi colpi dritti che facevano anche male. Questo qui invece lui gira largo, è un attimino diverso. Sì, beh. In questo momento devi cercare di tagliargli la strada e cercherei anche qualche finta in più, fosse in Domenico, perché accorciando la distanza magari il suo avversario può anche sbilanciarsi nel replicare. Quindi dice deve tagliargli la strada, anziché sì, seguirlo sì, deve tagliargli la strada. Deve tagliargli più la strada, ma non deve farlo girare tanto. E questo è un momento molto interessante del match, naturalmente per Domenico Spada, che non dà assolutamente spazio e tregua a Sonko, che subisce anche questo sinistro, e la conferma che ha preso forse un po' troppi colpi, in questo caso il lettone. Io penso che anche questo qui, no, questo lituano, match è lituano, finisca prima del limite. Lituano è abbastanza chiuso, io credo che un colpo possa decidere anche il match da un momento all'altro. Cercherei di farla aprire un po' di più. Qui però vedi, ormai apre continuamente. Sì, ma fa bene lui col sinistro a martellare. Ma dovrebbe portare qualche colpo sotto anche. Ha provato un paio di volte, siccome con il ma sinistro. Ma lo deve doppiare. Sì, con il sinistro ne ha portati due, uno troppo basso, e poi soprattutto ha visto i risultati, entra bene anche sul volto, e quindi. E vedi? Vedi, questo mezzo gancio destro. Bravissimo.
Ecco, bravissimo, con i due colpi sotto. Ottimo lavoro in questo momento. Sì, sta facendo un bel... Sì. Diciamo che è un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro. Vedendo l'avversario che è abbastanza chiuso, non si espone, quindi sta pian piano demolendo. Lo sta demolendo, davvero. Intanto ti ringraziamo adesso, perché alla conclusione di questo secondo round, mancano soltanto 15 secondi, ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro. E naturalmente restiamo qui con va bene, io ringrazio voi per avermi invitato. No, grazie a te. E si conclude il secondo round favorevole a Domenico Spada, ha fatto vedere delle cose molto interessanti il pugile italiano, non ha dato veramente tregua all'avversario, quindi le sue non sono serie isolate, e questo è importante di fronte ad un avversario che è comunque ben allenato, ne abbiamo la chiara conferma, però non è in grado di assorbire tutti questi colpi, vero Andrea? Il suo avversario sa che ha di fronte un combattente nato ed è superiore su tutto il fronte, sicuramente non si espone perché ha paura di finire knockout. E credo che il lavoro che stia facendo Domenico è esemplare sino a questo momento. Fa bene a demolire pian piano l'avversario. Certo, non dobbiamo dimenticare che Spada ha fatto un bel match contro Sebastian Zbic per il titolo interim WBC, 12 round molto interessanti. E quindi quello è un punto di riferimento per poter poi valutare il valore di questo ragazzo. È abbastanza maturo e non... io penso che possa meritare qualcosa in più in questo momento, perché Zbic a lui non l'ha lasciato combattere come sa fare tu. Il match si è disputato sulla forza viva. È vero. Ha di fronte, quindi, tra l'altro, questo lituano è un pugile che incassa molto bene. Adesso sembra che il lituano voglia fare il match, si è aperto un po' di più, forse. Beh, ogni tanto deve provare a assumere l'iniziativa. Qui magari vedremo qualcosa di più. È un tentativo per tenere più distante l'avversario, perché la spada è sempre addosso. Sicuramente i colpi fanno male. Sono pesanti. Poi ne porta tanti. Ne porta tanti. E fa bene andare in serie, perché a corta distanza, certo, non deve mai lasciare gli spazi. Certo. E poi anche quando colpisce sulle braccia, non produce però la fatica. Le braccia diventano pesanti. Le braccia poi pian piano. Cosa succede quando le braccia possono tenere fino a un certo punto? Poi si appesantiscono e si lasciano andare da sole. La muscolazione si demolisce. È buono. Continua il suo lavoro e penso che l'avversario non possa continuare in questo stato. In questo momento deve sicuramente lasciarsi un po' andare. Bravo Domenico a non dargli spazio e continuare così il suo lavoro, sempre lì, magari non arretrere. Tra l'altro è uno che ha fatto sentire anche i colpi a Saravia, Padovano, che ha fatto campione del mondo. E quindi è un ottimo test, in poche parole. Continua sempre. E beh, d'altronde, perché noi pensiamo ai 6 round e si pensa a un incontro facile, inutile, e invece ne puoi approfittare anche per allenarti bene. Ma io penso che ogni match è un test, in poche parole, quindi non è solo allenamento, lì metti in pratica quel che hai fatto in palestra e cerchi di migliorarti ogni volta che sali sul quadrato, quindi è un segno di maturazione disputare. Questo è vero, però la critica, intanto qui un attimino in difficoltà, bellissimo adesso sotto, sì, due colpi sul volto, ancora questo gancio sinistro che scuote per un attimo Sonco. Ha sentito il colpo, sì, sì. È un momento molto difficile questo. E si conclude il round per sua fortuna. E quindi questo minuto di riposo lo aiuta. Quindi terzo round e il terzo dominio, naturalmente. Ma vedo
vedo scuotere la testa, credo che non ha più. Sì, tu dici che non vorrebbe proseguire, però il secondo lo sta incoraggiando, non si è neanche seduto. Bene, ha presi tanti di colpi, soprattutto il gancio sinistro a 30 secondi dalla conclusione del round, hanno messo in difficoltà, tanto che poi Spada gli è andato addosso e poi ha portato una decina di colpi perlomeno. Io sto osservando, continua. È stata una farsa. Siamo al quinto e penultimo round. Di fronte Domenico Volcano Spada con i calzoncini blu, con fasce bande bianche, e il lituano Kirilas Psonko. Bravo, siamo Domenico. Ad Alborea, quarta ripresa. Quindi dopo io ho anticipato ho fatto trasformare il quarto round che sta per iniziare per il quarto round. Però devo dire che ci pensano i giudici, meno male abbiamo qualcuno che ci controlla, certo, a controllare il cronista in questo caso distratto. Ottima esecuzione adesso di Domenico con un destro e montante doppiato, bellissimo. Va bene a non dargli spazio e continuare questo martellare. Poi diciamo, io mi sono distratto soprattutto perché stava entrando una bellezza a sarda con il cartello per il quarto posto. Io mi sono distratto, andare. È stata una debolezza e quindi chiederò scusa. Debolezza maschile in questa. No, ma una bellezza a prescindere, quelle bellezze lì. Bisogna ammirarle. Sì, tutti, uomini, donne, giovani, anziani. E continua Domenico, sembra che non senta la fatica. Però io in questo caso affondere un po' di più. Questo è atteggiamento passivo. Non c'erano grandi colpi, non era pericoloso, non c'era niente. Va bene, però stare lì e dargli un po' di pressione. Sì, magari certo. Doveva esagerare un po' più con la forza. Io tocchi anche un po' giù. Sì. Io vedo che l'avversario non ne vuole più. Comunque vuole andare via, infatti, vedi. Non ne vuole più. Perché è già stanco e quindi. Sì. Diciamo che Francesco Randaccio va bene a contarlo. Avevamo ragione quando noi abbiamo visto. Sì, però non ha più niente da dare via. Ormai non ce la fa anche più. Anche perché questi colpi non faranno male, però lui ha bisogno anche di respirare, no? Non ha più la forza. Ma infatti lo stesso Spada non forza, lo stesso Spada non forza i colpi perché non vuole fare del male ad un avversario che per tre riprese ha retto bene ha fatto il suo. A questo punto si potrebbe anche interrompere, poi al terzo round adesso lo farei finire perché magari potrebbe incappare in una punizione molto brutta. Però va giù, adesso è la fine, giusto la fine. Ha fatto bene. Perché dobbiamo dire che Psonko non voleva più colpi e soprattutto in questo caso Spada sapeva benissimo che non poteva più forzare i colpi. Ottimo test, bel match, posso dire che Domenico ha fatto il suo lavoro in modo decente, forse anche di più. L'arbitro, ricordo, è Francesco Randaccio, mentre c'è Barrovecchio con il quale ho parlato a distanza, Zanoni e Argiolas sono i tre giudici. Argiolas poi sarà l'eterno giudice, perché poi per il titolo dell'Unione Europea Cavalleri come arbitro e gli altri tre giudici che sono Adrio Zannoni, Massimo Barrovecchio e Luca Montella. Solo Montella è l'unico che arriva fresco e qui al replay ci ricorda la fine di un match, ma una conclusione comunque segnata. Bravo Domenico, ottima costanza, si vede che ha allenato tantissimo e ben preparato. E diciamo per Spada c'è la 33esima vittoria, la 17esima prima del limite. E naturalmente la voglia e la necessità di combattere o per
il titolo dell'Unione Europea o comunque avere un'altra chance europea o mondiale. Il ragazzo se lo merita. Speriamo bene. Intanto c'è il verdetto ufficiale, quindi la conferma del successo per Domenico Spada. Intanto vicino a noi è arrivato anche Mohamed Ali Ndiaye, che abbiamo visto vincere una ventina di minuti fa. Ora noi dovremo dare la linea alla pubblicità, quindi alla regia, e poi subito dopo parleremo con te e parleremo anche di Adriano, e soprattutto parleremo dell'incontro fra Luciano Abis e Semyon Morozek.